è stata intitolata al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, la mensa della Caritas diocesana di Via Cortonese a Perugia. Potrà ospitare fino a un massimo di 75 persone, le cui pietanze saranno servite attraverso self-service. Dopo quella di San Lorenzo, in pieno centro storico, è stata aperta ufficialmente oggi alla presenza delle autorità religiose e civili e con la benedizione del cardinale Bassetti, che si è detto estremamente onorato e sorpreso dell'intitolazione della mensa a suo nome. Che dovevamo aprire la mensa, lo sapevo, ma che questa mensa fosse anche portasse il mio nome, forse sarà perché rimanga qualcosa mentre sto per andarmene. No, sono commosso, ma sono commosso non per il mio nome, che a me interessa solo una cosa, il mio nome sia scritto nel cuore di Dio, poi il resto me ne importa nulla. Però io ho sempre avuto un sogno, e Don Marco lo sa, che ai poveri, che San Vincenzo De Paoli chiamava i signori poveri, fosse riservato il meglio. E questo potrebbe essere la sala di un ristorante, perlomeno a 4 stelle, così ordinata, così anche razionale. E mi auguro anche dai nostri volontari sia proprio anche custodita come una perla preziosa. La nuova struttura è realizzata all'interno del villaggio Caritas in via Montemalbe. Ed è già operativa da marzo nel fornire pasti a 15 profughi ucraini accolti dal vicino rifugio francescano dei frati cappuccini della provincia serafica dell'Umbria. Un'inaugurazione importante per noi tutti, per la nostra città, una nuova mensa, un secondo punto ristoro per i nostri poveri, per le persone sole, per le persone in difficoltà della nostra città. Cosa dire ai cittadini, a chi ha bisogno? Come si accede qui? Parliamo di questo posto. L'accesso a tutti i servizi Caritas avviene attraverso il centro d'ascolto diocesano, i centri di ascolto parrocchiali e la continua collaborazione con tutte le istituzioni, quindi i servizi e gli uffici della cittadinanza, o anche semplicemente venendo nei momenti in cui possiamo fare ascolto e quindi iniziamo insieme un cammino di conoscenza che aiuta a individuare la povertà sulla quale intervenire, che spesso non è la povertà più evidente. Ci sono infatti dei nuovi poveri, possiamo dire, soprattutto, non so, dopo questi 2 anni di pandemia e con tutto quello che sta succedendo, chi sono le persone che si rivolgono a voi? Allora, il povero è molto cambiato in questi 2 anni, ci sono tantissime nuove povertà, tante famiglie italiane, i numeri degli italiani sono più che raddoppiati, tante famiglie che lavorano perché gli stipendi non sono più in grado di poter contenere le spese con il caro energetico, tanti giovani e tantissimi anziani, padri separati. Cambia notevolmente e cambia continuamente. Non c'è più uno stereotipo del povero come poteva essere fino al 2019, ma è una continua evoluzione. Anche per noi tanti ascolti. L'anno scorso il nostro centro d'ascolto diocesano ha fatto 70.000 interventi, quindi tantissimi ascolti che ci mettono nella condizione di individuare veramente i bisogni dei poveri della nostra città.